qua siamo dilettanti seconda categoria friulana contro professionista dell'MLS. Negli scorsi episodi vi ho raccontato dei miei giorni ad Orlando, dove ho vissuto momenti straordinari ed altri meno. Ma dopo 5 giorni pazzeschi era il momento di salutare la Florida. Destinazione? La città dei miei sogni. Si lascia Orlando, direzione New York. E sì, siamo arrivati in quel di New York, ragazzi. Che brividi. A New York avremo passato 2 giorni in chill, girando la città e preparandoci a una nuova avventura, dove ci saremo aggregati a Red Bull per qualcosa di assurdo. Prima sera in quel di New York è arrivato il momento di andare a fare un giro. Qua abbiamo il nuovo Casey Neistat di Brooklyn. Io mi prendo la bicicletta perché uno, non abbiamo una seconda tavola, due, ho provato prima e la situazione non è dei migliori, insomma. Good. Bisogna fare un po' di pratica. Direzione Ponte di Brooklyn. The King is back. Come vai? Ieri eravamo a vedere una partita con 67.000 spettatori dentro al campo tra Arsenal e Chelsea e oggi siamo qua. Fare un giretto in bici sulle sponde del fiume di New York, che adesso non mi sfugge il nome. L'Hudson River. Vivendo il sogno. Siamo per prendere un bubble tea qua a Chinatown e penso che in questo momento io stia vivendo uno dei momenti più belli della mia vita. Tramonto, New York, così. Bellissimo. So this is the best bubble tea in New York, right? I would say like in Chinatown. Anche il secondo giorno è stato altrettanto assurdo e dopo aver visto un altro tramonto dalle rive di Brooklyn era giunta l'ora di spostarsi ad Hoboken per raggiungere Red Bull. Mike ha foldato perché non sta tanto bene e sto prendendo il suo posto. Sono ufficialmente un giocatore Red Bull. Non male. Sweet. Get the green. Ci sono i guanti di Ter Stegen. Oh, Barca is training here? Yeah. They're already here, right? Oggi siamo in un video pazzesco perché è successa una cosa inaspettata, ovvero l'uomo che sta dietro a questa telecamera, ovvero Mike, non sta tanto bene e io sto per prendere il suo posto in uno shooting con Red Bull a New York. Siamo fuori dalla sede dei New York Red Bull e quindi adesso vedremo cosa succede. Prima dobbiamo però fare un Covid test. Speriamo bene. We're gonna go ahead and test you real quick. So we're gonna go one in the nose, one in the mouth. Okay. Ragazzi, abbiamo fatto il Covid test. Dobbiamo aspettare 30 minuti per sapere se è positivo o no. Nel mentre comunque noi ci vestiamo. Abbiamo tutte le cose di Mike. Abbiamo una scarpetta abbinata, così. Niente male. I palloni sono quelli dell'MLS. Per favore. You understand? A little bit. Yes. Uff. Crazy grip. Guys. I palloni sono durissimi. Riscaldamento time. Ragazzi, il momento della prima challenge, sfido un giocatore di tennis. Già, me la cavo male col pallone grande, vediamo con le palline piccole. Vediamo. You ready? Yeah, all right. So let's go. Allora, abbiamo fatto la prima prova con le palline da tennis. In verità non hanno mai centrato la porta, quindi c'era poco da fare. Quando l'hanno centrata ho preso gol, a parte una bella parata, devo dire. Adesso vi faccio vedere un pochettino delle cose che ci sono qua, mentre tutti gli altri stanno girando TikTok, video per Instagram. Qua abbiamo una sfida sempre di tennis. Uno serra e l'altro stoppa la palla dentro il cerchio, con scarsi risultati. Ah, quello lì è un giocatore dell'MLS. Da questo lato invece abbiamo altri giocatori della squadra di New York Red Bull. Allora, adesso andiamo a sfidare probabilmente il portiere del New York Red Bulls nella sfida quella di Petrček, dove si mettono le bottiglie davanti alla porta. Dilettanti seconda categoria friulana contro professionista MLS.
portiere professionista contro giocatore di tennis. Gli spacco Curro. Adesso è il momento di qualche free kicks. Oh yeah. Si conclude così questa avventura al centro sportivo del New York Red Bull. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Io non riesco neanche a parlare, quindi per me è stato bello, faticoso tutto. Dobbiamo scappare che c'è già l'Uber che ci viene a prendere. Let's go.